Ciao a tutti amanti dell'Urbex, oggi ci troviamo in Piemonte e siamo venuti a vedere questa meraviglia abbandonata. Naturalmente vi sto parlando di un'abitazione, di una villa, è veramente spaziale, quindi direi di non perderci in chiacchiere ed iniziare subito questa esplorazione. Andiamo! Ok ragazzi, iniziamo l'esplorazione di questa villa abbandonata. Mi hanno detto che ha tantissimi riferimenti al Giappone. Poi naturalmente ve li inquadrerò, ne avevo visto uno prima che faceva riferimento al Giappone. Qua troviamo subito dei ritrovamenti veramente fantastici, molto belli, devo dire. Permesso. Ecco, questa è la prima stanza, eccolo qua, riferimento al Giappone, vedete. Questa è la prima stanza, devo dire, niente male, niente male, davvero. Fantastica, fantastica. Allora, mi hanno detto che naturalmente, come vedete, si vede che è abbandonata e quindi questo ci fa sentire comunque molto più tranquilli, però mi hanno detto che è una villa in vendita. Guardate anche che bello questo spazietto, praticamente ci troviamo nelle cantine della, diciamo così, dell'abitazione, però questo spazietto è veramente molto molto interessante. Sì, in effetti confermo che si vedono tanti riferimenti al Giappone. Non ho visto affreschi, devo essere sincero. Qua addirittura c'è ancora il tappeto. Come vedete dai calcinacci che sono caduti, si vede che comunque la villa non vede manutenzione da tanti anni. Ci sono addirittura delle fatture dell'Enel, se non ho visto male. Naturalmente, ovviamente, per vari motivi che conoscerete, non posso leggervele, però bello questo angolo d'abbandono con il tavolo, le sedie, poi quel portone a tutti gli effetti di color bianco che va un po' a distinguersi dai colori scuri della tavola e del muro. Ragazzi, sto salendo al primo piano. Guardate qua come si vedono comunque le tracce d'abbandono. Questo ve lo dico perché la gente ci accusa di andare in posti non abbandonati. Anche qui riferimenti al Giappone. La gente ci accusa di andare in posti non abbandonati, però vedete che, cioè, l'abbandono qui è veramente tangibile, anzi di più. Pensate che in questa villa c'è una stanza che io volevo vedere da quasi 2 anni. Qua ci sono ancora dei vestiti, vedete, non posso aprire perché faccio rumore. Guardate, e questa è una panoramica del corridoio, guardate, calcinacci caduti, comunque bene o male. Nonostante le condizioni, l'oggettistica c'è. Questo è il bagno, permesso, un bagno veramente molto semplice con questa vetrata che faceva entrare la luce, vedete, permesso. Entriamo in questa stanza che, ragazzi, è veramente veramente favolosa. Questo, pensate voi, che non è il lampadario più bello della villa, perché poi ce n'è un altro che è forse 10 volte più bello. La stanza che poi vi devo inquadrare è questa qui. Vi faccio vedere uno scorcio del lampadario, eccolo qua. Tra l'altro siamo di fianco al comune, quindi dovremmo stare anche particolarmente attenti. Sicuramente qua qualcuno ha apparecchiato, no? Per fare la foto.
Però, signori, guardate qua che spettacolo questa stanza, è veramente paurosa perché l'unica cosa che manca, a parer mio, sono gli affreschi, però devo ammettere che con l'arredamento che c'è, gli affreschi in questa esplorazione sono, diciamo così, superflui. Molto bella questa stanza. A parte che la villa ha un nome proprio, diciamo così, e infatti è un nome che rimanda al Giappone, ma se non ho capito male doveva essere anche un pub perché all'interno ho trovato dei ragazzi e da quello che mi hanno detto era anche una sorta, diciamo così, di locale, una sorta di pub. Comunque vedete come tutto praticamente sia al proprio posto, non è tanta la luce che filtra, però è comunque quanto basta per farvi vedere purtroppo questa meraviglia abbandonata. E vedete che appena adesso vi ho inquadrato altri riferimenti al Giappone, ma avevano detto, guarda Marco, che troverai tantissimi riferimenti al Giappone. Infatti, come state vedendo anche voi dal nostro video, se ne trovano veramente a bizzeffe e in ogni piano. Allora, ragazzi, altra stanza e altra meraviglia. Guardate, pronti? Eccoci. Veramente c'è di tutto, c'è di tutto. Guardate, cioè, guardate il lampadario, è più grande di me. E come vedete, anche in questa stanza, comunque l'abbandono si fa notare anche dai calcinacci che si trovano a terra. Ma la cosa che più mi piace, oltre, va bene, al lampadario e all'arredo, è proprio il divano e le due poltrone che sono appunto, hanno lo stesso tema quasi floreale, perché sì, vedete che ci sono disegnate delle foglie, ma poi vogliamo parlare di questo camino, signori miei. Vogliamo parlare di questo camino e vogliamo parlare anche di questo meraviglioso lampadario. Guardate che goccioni che ha. Mamma mia, meravigliosi lampadari. Meravigliosi perché a casa mia mamma è buongustaia dei lampadari, certo, noi non li avevamo così. Però mi hanno sempre affascinato il mondo dell'illuminazione più in generale. E devo ammettere che, signori, questa stanza è veramente spaziale. Non vi ho fatto notare che appesi al muro ci sono queste lampade, là ci sono anche le ragnatele, dei quadretti. Sopra al muro troviamo comunque dei dettagli tutti impolverati. Guardate, questa sembra una tipica maschera giapponese, ci sono ancora le tende, anche di qua comunque troviamo la stessa cosa, no? Quindi lampadario con decorazioni appese al muro. E come vi dicevo prima, ci sono comunque tanti riferimenti al Giappone, ma questa è l'altra prospettiva, l'altra parte, sempre della solita stanza, ma adesso. Ah, guardate qua. Cioè, qua c'è praticamente una biblioteca nascosta. Guardate che bella. Se ogni tanto mi fermo è perché sento delle voci, quindi non vorrei dare nell'occhio. Guardate che bella questa biblioteca. Però adesso, ragazzi, direi di andare nella stanza a mani basse più bella, scusatemi, di questa villa abbandonata. Ecco, partiamo da qua. Partiamo dai dettagli stavolta. Vedete come ci sia anche dell'arredamento, non dico pregiato perché io non me ne intendo per dire se sia reale o comunque fake, però è veramente bellissimo questo tavolo, anche quello che c'è sopra è davvero meraviglioso con questo color oro. Questa è l'entrata principale, dall'altra parte invece troviamo il termosifone, che è ovviamente quello lì, e qua dentro a questa teca troviamo ancora dei soprammobili, vedete? Veramente meravigliosi. Qua troviamo addirittura una campanella con dei fiori, naturalmente finti, ovviamente, perché sennò sarebbero già morti. Anche qui vedete, guardate, non so se si vede, ma ci sono comunque riferimenti al Giappone, ci sono delle scritte giapponesi e preparatevi perché questa è la stanza più bella a mani basse di questa villa abbandonata. Io sono veramente emozionato perché
era quasi 2 anni che io continuavo a vedere questa foto in giro su Instagram, su Facebook, e finalmente, finalmente lo posso dire, ho esplorato questa villa abbandonata, ma soprattutto questa stanza qua. Pensate che la prima volta che la vidi ho detto: no, questa è talmente bella che secondo me questa villa è in Francia. E invece, signori miei, ce l'abbiamo praticamente a 1 ora e mezza da casa. Spaziale. Lasciamoci alle spalle questa meravigliosa stanza e andiamo a scoprire cosa c'è al piano di sopra. Tra l'altro non ho neanche fatto il sopralluogo qua, quindi lo scoprirò insieme a voi. Vedete come ci sia rimasto il tappeto, ma allo stesso tempo ci sono anche i calcinacci. Le condizioni, guardate qua, prima che vi inquadri il pezzo forte, le condizioni non è che siano proprio poi delle migliori, però poi ci sono questi scorci qua che sono veramente spettacolari. Il pianoforte, tutto marcio, 2 quadretti, una lampada appesa al muro. Mamma mia, io quando trovo i pianoforti vado veramente in estasi. Tra l'altro non c'è neanche scritta la marca, di solito lì vedete dove è sbiadito, di solito c'è scritto la marca, ma mi sa che il tempo purtroppo ha cancellato anche questo. Ok ragazzi, continuiamo l'esplorazione di questa villa abbandonata. Entriamo in questa stanza. Siccome giù non ho visto stanze da letto, come al solito al piano di sopra ci saranno quasi esclusivamente stanze da letto. Poi tra l'altro mi sono accorto che c'è ancora un altro piano, ragazzi. Ma guardate i dettagli splendidi che ci sono qua. Devo stare attenti perché di fianco c'è anche il comune, spero sia chiuso da una parte di sabato, però questi, perché stiamo girando il video di sabato, però questi dettagli sono veramente veramente splendidi, perché fanno capire il vissuto di una famiglia. Ecco, ho sbattuto dietro, anzi qua forse addirittura ci abitavano più famiglie, non lo so. Poi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ovviamente, e se l'esplorazione vi sta piacendo e se alla fine sarete concordi col punteggio urbex che darò a questa esplorazione. Allora, qua ragazzi fortunatamente il faro non serve, perché c'è una delle poche finestre aperte. Guardate questi dettagli, io veramente mi emoziono troppo quando vedo questi dettagli. Qua addirittura ci sono 2 clown che sembra quasi che stiano intrattenendo la bambina in mezzo. Guardate anche come sono ben fatti, se vogliamo, no? E ragazzi, la stanza da letto, questa non è da meno, perché è veramente magnifica. Sicuro qui qualcuno avrà, come si dice in termine, allestito il set per fare le foto, però devo ammettere che comunque l'ha fatto molto bene. Anche quelle bambole sicuramente i proprietari non le hanno lasciate lì. E sopra questa TV, che comunque è datata Telefunken, c'è questa anatra, questa occhetta impagliata. Mamma mia, fa impressionissima, ragazzi. Veramente, veramente magnifica questa villa. Un'emozione dietro l'altra, veramente. E ancora ci mancano delle stanze e a quanto pare anche un altro piano, eh. Allora, signori, voi guardate questo scorcio. Cioè, questo scorcio è meraviglioso, eh. Cioè, veramente splendido, con la scalinata che va giù, la tappezzeria che qua c'è, ma la no, le vetrate, c'è questo il pianoforte, naturalmente me lo stavo dimenticando,
questo angolino, anzi questo angolone mi viene da dire di villa, l'interseco tra il piano terra e il primo piano, signori miei, è veramente pauroso, naturalmente in senso positivo, non fraintendetemi. Ecco, anche qua fortunatamente filtra una buona luce. Era una stanza da letto anche questa, guardate i mobili, e ci sono sempre questi temi floreali che a me veramente piacciono tantissimo, li ritroviamo spesso nelle ville, ma sinceramente io non mi stanco mai di vedere così tanta bellezza messa insieme. A volte, sarò sincero, anche un po' ripetitiva, però stare all'interno dei posti abbandonati, signori miei, mi mette davvero troppa gioia, non fraintendetemi, gioia nel senso che comunque mi sento libero di mente, e devo dire che al di fuori dei luoghi abbandonati, sono sincero, non mi capita quasi mai. Quindi noi facciamo questo per passione, ma soprattutto, come vi ho appena detto, perché la trovo quasi una meditazione entrare in questi splendidi posti. Vi accendo il faro perché si vede poco, così magari potete notare meglio. Guardate che spettacolo, signori miei. Ragazzi, ultimo piano di questa villa, mi viene da dire anche palesemente abbandonata, no? Perché comunque mi pare che i segni d'abbandono ci siano. Tenetevi forte perché comunque anche il terzo piano non è il sottotetto, come capita di solito, ma è a tutti gli effetti un altro appartamento. E devo ammettere che stavo parlando tra me e me fuori onda, e stavo dicendo che sto posto, questa villa, forse secondo me viene solo dopo un paese abbandonato che abbiamo esplorato, un paese abbandonato terremotato, e un castello anch'esso ovviamente che abbiamo esplorato.